Esistono dei siti di intelligenza artificiale che semplicemente incollando un testo generano un intero video con transizioni, voce e sottotitoli. Oppure possiamo creare la nostra versione artificiale compresa di avatar e voce clonata e generare i nostri video scrivendo solamente il testo. O diversamente ancora, possiamo generare dei video con personaggi storici e inventati. In questo video vediamo quali strumenti utilizzare e come utilizzarli per risparmiare tempo nella creazione di video e rendere più efficaci. Il tutorial sarà diviso in tre parti. Nella prima parte vediamo come generare un video AI da un testo che comprende voce AI, transizioni, testi e audio di sottofondo. Questo tutorial permette di risparmiare tempo nell'editing di qualsiasi video e torna soprattutto utile per la pubblicazione di video sui social, video informativi, canali YouTube, corsi online e video per campagne pubblicitarie. Nel secondo tutorial vediamo come generare video AI con il proprio clone o con personaggi storici inventati. Utile per canali YouTube, pubblicazioni virali su Instagram e TikTok, video cartoon e narrativi. E come terzo tutorial vediamo come generare un video completo importando solamente delle foto e dei video. Altro metodo utile per abbreviare l'editing di praticamente qualsiasi video. Iniziamo vedendo come creare un video da un testo. Il primo strumento per creare video con l'intelligenza artificiale partendo da un testo si chiama Pictory. La prova gratuita di questo strumento prevede 3 video da più di 10 minuti, quindi possiamo provarlo e poi decidere in seguito se passare ad un piano a pagamento. Iniziamo la nostra prova, clicchiamo su Inizia gratuitamente e ci registriamo con la nostra email. Dopo esserci registrati ci ritroveremo su questa schermata. Ci sono 4 opzioni. La prima permette di creare un video da un testo, la seconda ci permette di trasformare un articolo di un testo in un video. Come terza opzione possiamo modificare dei video scrivendo del testo, per esempio chiedendo di inserire i sottotitoli o tagliare alcune porzioni. Mentre l'ultima opzione ci aiuta a creare un video unendo in automatico le scene semplicemente importando il nostro materiale come foto o video. Proviamo a creare un video con la prima opzione, ovvero da testo a video. Clicchiamo quindi su Procedi e passiamo alla prossima sezione. Diamo un nome al nostro progetto, come smettere di pensare troppo. A questo punto qua sotto possiamo incollare il testo, preparandolo manualmente o in questo caso creato con ChatGPT. Copio il testo e lo incollo su Pictory. Ora clicchiamo su Procedi e continuiamo. In questa pagina possiamo trovare template che si adattano alle nostre esigenze. Abbiamo marketing, real estate, scienze e molti altri. Per il nostro video il più ideale è wellness. Mi sposto con il mouse su Wellness e qui possiamo notare che abbiamo 3 rapporti d'aspetto, quello orizzontale, verticale e quadrato. Per questo video andiamo con orizzontale. Una volta finito il caricamento ci troveremo nella schermata dove possiamo modificare e mettere a punto il nostro video. Nella parte destra della schermata, cliccando su più, possiamo scegliere per esempio se avere una scena con solo testo, solo immagine o testo e immagine. Sotto al video abbiamo dei tasti rapidi che ci permettono di mostrare e nascondere i testi, registrare la voce per le scene, tagliare alcune parti o, altro esempio, rimuovere la traccia audio di sottofondo. Ora clicchiamo su Visual nella colonna di sinistra e cambiamo le nostre scene con dei video più appropriati. La vera forza di questa piattaforma è che ha una galleria con più di 3 milioni di video in grado di soddisfare praticamente ogni esigenza. Una volta impostate le scene possiamo passare alla sezione audio. In questa sezione possiamo innanzitutto scegliere la traccia di sottofondo filtrando la ricerca in base a mood, genere e durata e la cosa più importante, importare una traccia audio per la voce. Attualmente Pictory genera le voci per i testi solamente in inglese, ma possiamo risolvere questo piccolo problema generando e importando una voce artificiale in italiano e di buona qualità con Eleven Labs, piattaforma che integra anche la funzione di clonazione della voce. Andiamo su Eleven Labs e clicchiamo su Inizia gratuitamente e facciamo login con la nostra email. Arrivati su questa pagina possiamo scegliere le voci della lista, in questo caso scelgo quella che si può adattare meglio al video. A questo punto possiamo impostare i settaggi per ottimizzarla, aumentando la variabilità nella voce e migliorando la chiarezza. Provandolo un po' di volte ho notato che questi settaggi cambiano notevolmente la voce e soprattutto aumentando la variabilità risulta molto più naturale. Incolliamo adesso il nostro testo del video e clicchiamo su Genera. Proviamo ad ascoltare la voce.
pensare troppo può trasformarsi in un labirinto senza via d'uscita. Per essere una voce generata da IA, direi che è ottima. La scarichiamo e la importiamo su Pictory. Eccoci di nuovo su Pictory, clicchiamo su My Uploads e carichiamo la nostra traccia. Prima di generare la preview, scegliamo anche una traccia di fondo adeguata. Torniamo quindi su Background Music, ne proviamo alcune fino a trovarne una adatta. Ora possiamo sincronizzare la traccia audio cliccando su Upload ed Entire Video. E dopo il caricamento possiamo finalmente vedere la nostra preview. Pensare troppo può trasformarsi in un labirinto senza via d'uscita, generando una serie di problemi che affliggono la nostra mente e il nostro benessere. L'ansia, lo stress, l'indecisione e persino la depressione possono essere conseguenze dirette di questo eccesso di pensiero. Le prossime sezioni tornano utili ma sono meno essenziali, vediamole comunque velocemente per avere una panoramica completa. Text permette di aggiungere ulteriori titoli e testi alle nostre scene, con elementi possiamo aggiungere emoji e sticker. Con branding abbiamo la possibilità di inserire un logo, mentre su format possiamo cambiare il nostro formato, per esempio da 16 noni a 9 sedicesimi. A questo punto, dopo aver visto la nostra preview, possiamo scaricare il nostro video gratuitamente. Ora vediamo invece come creare video simili a questo con un avatar e sfondo generato dalle AI con strumenti gratuiti. Come primo step dobbiamo creare l'avatar del nostro personaggio, siamo quindi su Leonardo AI e utilizzeremo i crediti gratuiti. Impostiamo come prompt 25 years old speaking to the camera, l'importante è che nel prompt ci sia il speaking to the camera in modo che l'avatar guardi dritto verso di noi. Come resto possiamo mettere ciò che vogliamo in base a cosa vogliamo generare. Facciamo partire la generazione e solitamente dopo un po' di prove, quando abbiamo trovato un avatar che ci piace, lo scarichiamo. Questo sistema ci aiuta a generare un avatar gratuito, ma prima di vedere come animare il nostro avatar in modo gratuito, vediamo anche come creare l'avatar clone di noi stessi con Midjourney. Per chi vuole solamente creare un avatar generale gratuito, può saltare questo passaggio. Eccoci all'interno di Discord per Midjourney. Come prima cosa creiamo un server cliccando su Aggiungi un server. Clicchiamo su Crea personalizzato per me e i miei amici e gli diamo un nome. Emma Midjourney e lo creiamo. A questo punto dobbiamo tornare nel server di Midjourney, cercare il Midjourney bot e aggiungerlo al nostro nuovo server. Quindi lo selezioniamo e lo inseriamo. Torniamo quindi sul nostro server col nostro nuovo Midjourney bot. Arrivati qui, cliccando nel link in descrizione di FaceSwap, aggiungiamo il bot al nostro nuovo server. Quando abbiamo attivi i nostri due bot, Midjourney Bot e FaceSwap, con la tastiera digitiamo Save ID. Inseriamo una nostra foto, possibilmente dritta e che guardi la telecamera. Clicchiamo invio e il nostro bot per il FaceSwap è pronto. Ora, per ottenere una copia fedele di noi stessi, dobbiamo caricare una nostra foto all'interno del server. La importiamo. Clicchiamo sopra e andiamo a prendere il link. Lo copiamo e dopo aver inserito /imagine incolliamo il nostro link. Ho preparato il prompt inserendo vari parametri, fra cui ragazzo di 25 anni, ho messo 25 perché sembra dare risultati migliori, occhi marroni, capelli marroni, eccetera. Se volete potete copiare il prompt. Facciamo qualche generazione fino a che non otteniamo un buon risultato e soprattutto che si possa adattare al nostro sfondo. Ora possiamo attivare il Face Swap per migliorare la somiglianza. Tasto destro sulla foto, clicchiamo su App e in Swapper. Ecco un'immagine con una buona somiglianza, la scarichiamo e passiamo al prossimo passaggio. Sia con Leonardo AI sia con Midjourney il procedimento è lo stesso. Creazione dell'immagine intera oppure creazione di avatar con sfondo trasparente più sfondo. E infine animazione con AiGen. Possiamo finalmente animare il nostro avatar con AiGen. Clicchiamo su prova gratuita e una volta entrati nella pagina, nella colonna di sinistra, scegliamo avatar. Ora andiamo su Talking Photo. Carichiamo la nostra foto e aspettiamo che sia pronta. Una volta che la nostra foto è caricata, clicchiamo su Crea video, Talking Photo,
e importiamo il nostro avatar. Siamo arrivati al settaggio delle impostazioni del nostro video. Nella barra sopra possiamo scegliere lo stile, se stabile o espressivo, oppure il mood, se neutro o felice. Possiamo rimuovere o rimettere lo sfondo e, altra impostazione utile, possiamo aumentare la risoluzione. Per quanto riguarda la generazione dell'audio, in questa zona possiamo scrivere ciò che andremo a generare sia manualmente sia con l'aiuto di GPT. Cliccando qui possiamo impostare la voce anche in italiano e scegliere fra varie versioni, oppure importare il nostro audio o la nostra voce clonata. Siamo di nuovo su Eleven Labs accendendo con una prova gratuita. Ci spostiamo con il mouse prima su Voice Lab e su Aggiungi voce generativa e clonata. Scegliamo la voce clonata istantanea. Carichiamo una o sarebbe meglio più tracce della nostra voce e diamo una descrizione almeno dell'età della voce. Possiamo ora generare la nostra voce. Chiaramente con solo una traccia la voce non risulterà super accurata, ma già si avvicina molto. Proviamo ad ascoltare un pezzo. Esistono dei siti di intelligenza artificiale che semplicemente incollando un testo generano un intero video. Abbiamo sentito la voce clonata istantanea. Per il video utilizzerò comunque una voce AI di Eleven Labs, ma non clonata. Eccoci di nuovo su AIGen con la nostra voce pronta. La importiamo e possiamo finalmente generare il nostro video AI. Una volta finito il caricamento, il risultato sarà questo. Benvenuti in questo video. Oggi vediamo un tutorial per utilizzare Photoshop. Metti like al video e iscriviti per rimanere aggiornato. Oppure questo come video verticale. Ecco tre proverbi che possono arricchire la tua vita con saggezza e ispirazione. Oppure ancora con il clone di noi stessi per chi l'ha creato con Midjourney. Non è però ancora finita qui, ci sono ancora dei tip per migliorare ulteriormente il risultato. Il primo è di utilizzare dei programmi di miglioramento risoluzione video come Media.io o Itpo, e il secondo è di animare lo sfondo per rendere la scena più coinvolgente. In realtà io per animare lo sfondo mi sono affidato ad un freelancer di Fiverr che ha inserito alcune animazioni con After Effects. Ho quindi poi rimosso lo sfondo dal video con la piattaforma di Runway e l'ho sostituito con la versione modificata con After Effects. È possibile comunque creare delle animazioni gratuitamente con Canva senza andare a dividere lo sfondo dal video. Vediamo ora il terzo metodo, ovvero come creare un video completo semplicemente caricando delle foto o dei video. Torniamo su Pictory e questa volta clicchiamo sull'ultima casella. Importiamo tutti i nostri file video. Scegliamo a questo punto il template e facciamo generare il video all'intelligenza artificiale. Le nostre scene sono ora unite in un video. Per abbreviarle possiamo cliccare sulla forbice e cambiare la durata di ognuna. Un'altra funzione molto utile è la possibilità di aggiungere dei testi ad ogni scena. Preparo un testo di introduzione con scritto il mio viaggio. Lo posiziono in alto. Tra una scena e l'altra abbiamo la possibilità di aggiungere le transizioni in modo da rendere il tutto più fluido. Andiamo ora nella sezione audio. Qui possiamo aggiungere una traccia audio che si adatti al nostro video. Imposto ora una traccia adeguata alle scene. Ricordo che in My Uploads possiamo anche aggiungere la nostra voce. Siccome tutte le altre impostazioni sono uguali al video da testo, se volete rivederle tornate nella prima parte del video dove vengono presentate tutte le funzioni di Pictory. Cliccando su Preview possiamo ora vedere il risultato del nostro video. Ora tramite il bottone di download in alto a destra possiamo scaricare il nostro video gratuitamente. In descrizione lascio tutto il materiale per creare video con l'intelligenza artificiale. Non dimenticare di iscriverti e di lasciare like per supportare il canale. Ci vediamo al prossimo video.